Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella, pronti per tenervi compagnia anche oggi, in questo giovedì. Oggi ne abbiamo quanto? 19. Beh, manca molto poco al ricordo del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che siamo in diretta sul canale 14 di Video Regione, in contemporanea diretta su blogsicilia.it, poi sui nostri social, le pagine Facebook di Blog Sicilia di Casa Minutella e poi ancora la nostra pagina YouTube e poi ancora il nostro canale Twitch, tutto targato Blog Sicilia e anche Video Regione, neanche a dirlo. Stasera invece alle 21 saremo in replica, in differita sulle frequenze di Radio Fantastica. Allora, dicevo prima del 23 maggio, manca veramente molto poco, ci colleghiamo con il direttore artistico della cerimonia del 23 maggio, al 30° appunto anniversario della strage dei Capaci, Giampaolo Grotta, che si trova proprio al Foro Italico. Ciao Giampaolo, buon pomeriggio. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ti ho fatto questa sorpresa in diretta. Grazie. Direttamente dal Foro Italico, perché siamo Grazie. Qui che stiamo ultimando i lavori. Quindi allora, ci sarà un po' magari di gente dietro che passa, però. Ma va bene, è gente che lavora. Amministrazione. È gente che lavora. Bravo. Senti Giampaolo, allora, 30 anni dalle stragi di Capaci, dal 92 al 2022, una serie di manifestazioni che verranno realizzate proprio lunedì prossimo. Raccontaci tu. Sì, allora, lunedì prossimo noi avremo una manifestazione che riguarderà tutta la giornata del 23, con due collegamenti, uno dal palco qui del Foro Italico e l'altro dall'albero di Falcone. Iniziamo la mattina circa le 10, fino alle 11.30 ci sarà l'intervento del presidente Mattarella, che racconterà un po' di storie, insomma, farà un suo intervento da Presidente della Repubblica e poi da mezzogiorno in poi inizieranno tre momenti, da mezzogiorno all'1:30 circa con l'intervento di alcuni artisti, poi dalle 14.30 alle 16.30 per chiudere dalle 19 alle 20.30. Gli artisti presenti sono un bel po', hanno aderito a questa testimonianza, iniziativa comunque degli artisti che sono Manicaian, Morandi, insomma Mario Incudine, Giovanni Caccamo, abbiamo i Sansoni, abbiamo poi Lidia Schillaci, abbiamo Paolo Belli, abbiamo Matteo Romano, insomma un bel po' di artisti presenti. Che si esibiranno o racconteranno qualcosa? Loro faranno sia una testimonianza che si esibiranno, faranno due brani a testa e poi anche, dimenticavo una cosa molto importante, che è la cosa più importante Massimo, che è quella della commemorazione lì all'albero dalle 17 alle 18, dove interverremo con Morandi, Malika, Caccamo, poi si leggeranno i nomi dei caduti della strage fino alla fine, sarà dalle 17 alle 18. Comunque sì, una testimonianza e si esibiranno anche. Quindi le esibizioni saranno sia al Foro Italico che all'albero, perdonami perché così lo capisco meglio. Bravissimo, sì, certo, sì, all'albero faremo un brano l'uno, un brano interverrà Gianni Morandi, un brano Malikayan in duetto con Matteo Romano, un brano Giovanni Caccamo, poi Sansoni faranno anche loro una testimonianza e poi ci sposteremo qui al Prato del Foro Italico, dove è montata questa fantastica struttura con dei container che raffigurano il giudice. Questo è l'ingresso da dietro, Massimo, dal backstage, sono i due giudici che si guardano, come puoi vedere. Beh, allora, qui. Facciamo così, ci accompagni sul palco, ti va di farlo in diretta? Sì. Si può? Sì. Allora, intanto a chi fosse arrivato soltanto adesso, siamo collegati con il Foro Italico di Palermo, dove c'è per noi Giampaolo Grotta, che è il direttore artistico di tutto quello che riguarda il mondo appunto dell'arte di questa manifestazione. Ha già fatto il nome di Gianni Morandi, Malikayan, i Sansoni, Lidia Schillaci, Paolo Belli, Giovanni Caccamo, Matteo Romano e tanti altri. Il 23 le due manifestazioni saranno distribuite tra l'Albero Falcone di Via Notar Bartolo e il Foro Italico, dove c'è adesso il nostro Giampaolo che sta facendo una passeggiata. Io lo vedo in bassa frequenza. Mi ridate Giampaolo e Emanuele per fare così? Ecco, possiamo vedere anche quello che sta succedendo. Ecco, sentiamo anche le sirene. Giampaolo, questo è l'ingresso dal backstage sul palco, mi pare di capire. Bravissimo. Come puoi vedere, dietro ci sono dei container che ospiteranno gli artisti e le figure politiche, qui dietro di me. E poi qui siamo sopra sul il palco. Principale, con la, ecco fatto. Bravo. Con il palco che dà verso la città, perché l'obiettivo di questa manifestazione è lo sguardo rivolto alla città.
Sì. Il palco è stato rivolto alla città perché è un'apertura nei confronti della città, cioè noi dobbiamo guardare la città e cercare di fare... Il motto di questa manifestazione, guarda Massimo, è rivoluzione o niente. Ah, okay. Questo è il motto della manifestazione, quindi dobbiamo cercare comunque di dare un segnale, come succede da tantissimi anni, però questo è il trentennale e quindi una situazione, un anniversario un po' particolare. Ti faccio vedere meglio i container, guarda, che sono belli. Belli e colorati. Senti Giampaolo, che tu sappia, la via Crispi sarà percorribile per arrivare al Foro Italico o la chiuderanno al traffico? Sì, sì. No, è un lato è percorribile. Cioè un lato sarà percorribile. Senti, e gli ingressi saranno contingentati o saranno aperti fino alla massima capienza? No, gli ingressi sono aperti, però c'è purtroppo abbiamo un po' di ingressi contingentati fino ad un massimo di circa 8.000 persone. Sì, ok. Allora, senti Giampaolo, saranno contingentati. Facciamo il riassunto. Allora, gli orari del Foro Italico, a che ora ci saranno i momenti e quelli dell'Aldo Falcone? Certo, gli orari ti faccio subito un riassunto. Gli orari del Foro Italico sono momento istituzionale che va dalle 10.30 alle 11.30. Con la musica inizieremo, poi finisce il discorso Mattarella alle 11.30 e poi iniziamo alle 12 con gli interventi musicali e anche di Addio Pizzo, di alcuni attori teatrali, fino all'1.30. Dopo si staccherà e si riprenderà alle 14.30 fino alle 16.30. All'albero, poi ci sposteremo all'albero dalle 17 alle 18, ritorneremo qui al Foro Italico per fare 19, 20 e 30. Alle 20 e 30 si chiude la manifestazione. Bene, guarda, me li sono segnati perché io vorrei venire a raccontare. Allora, direttore artistico di questa edizione del ricordo di Falcone e Borsellino, lo vedete inquadrato, Giampaolo Grotta, lasciamelo dire, Giampa, figlio d'arte, fammelo dire, salutiamo papà. Al quale mando un abbraccio grandioso, il buon Mario. Anche perché, no, è un onore per me, è un onore. Lo so. Io lavoro anche con mio fratello, quindi conduzione familiare. Però dove c'è Grotta non poteva non esserci Gianni Morandi, per cui era una sorta matrimonio lo sa, dovuto. Lo so bene. Giampaolo, buon lavoro e grazie. Tant'è vero che stanno scusami se ti interrompo, Massimo, volevo anche porre l'accento su tutti gli interventi sono gratuiti, Cioè gli artisti stanno venendo per fare veramente una testimonianza, perché noi abbiamo contattato artisti che sentono, qui stanno lavorando tutte persone che sentono questa cosa, questo anniversario. Certo. Quindi questo volevo porre l'accento su questo. Quindi totalmente gratuito. Hai fatto bene a dire. Scusate per l'inquadratura un po' mossa. Va bene. Dai il senso però della diretta. Darti questo live, Massimo. Grazie, volevo farti questa sorpresa. Sei stato gentilissimo, è un regalo che ho apprezzato molto. Allora, grazie a Giampaolo Grotta che firma la direzione artistica di questa manifestazione, di questo evento che ricorda appunto purtroppo 30 anni dalla strage di Capaci. Buon lavoro Giampaolo e grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie Massimo, è un piacere per me essere ospite tuo, saluto anche i telespettatori e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Allora, noi adesso ci prepariamo perché abbiamo questa prima parte di Casa Minutella dedicata alla finanziaria 2022. E abbiamo quattro onorevoli parlamentari dell'ARS, quattro persone che ci hanno lavorato, spero alacremente. Sono Riccardo Savona di Forza Italia e poi Alessandra Ricodi diventerà bellissima, sono in studio con me. Buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Per essere qui. Poi ci sono Giuseppe Lupo e Nuccio Di Paola e poi Maglio Viola e Mario Barresi che torna in Casa Minutella dopo giorni di assenza e lo rivedo volentieri. Buon pomeriggio a Giuseppe Lupo del Partito Democratico, buon pomeriggio Giuseppe. Grazie per essere con noi, come stai? Tutto bene? Bene, grazie a voi. Senti, ma avete aperto il call center al Partito Democratico? No, perché? No, perché hai la cuffia tipica di chi lavora ai call center. Io ho la cuffietta, così per agevolare l'ascolto. Va bene, buon pomeriggio a Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio Nuccio. Buon pomeriggio, ciao, un saluto a tutti. Grazie per essere con noi. Torna in Casa Minutella dopo settimane che non lo vedo il mio amico Mario Barresi. Ciao Mario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ospiti, ben trovato. Ah, bene Mario. Senti, ma i baffi l'ultima volta ce li avevi? No. No, è un'invenzione degli ultimi giorni, ma ha riscosso talmente tanto poco successo che sabato me li tolgo. Ma ti dirò, io invece devo dire, porto i baffi da quando ho 18 anni, devo dire che ti stanno bene. Complimenti, il look secondo me va bene. Buon pomeriggio a Maglio Viola, il nostro direttore. Ciao Maglio, buon pomeriggio.
carissimo, buon pomeriggio agli ospiti e a chi ci segue. Allora, Maglio, prossima volta spero di trovarti coi baffi. Facciamo pure te coi baffi e facciamo. Ho fatto questa prova qualche anno fa, ma È non è andata cosa mia, male, è andata male. Allora, andiamo subito da Piero Messina, che saluto e ringrazio sempre, ha graffiato anche oggi. Vediamoci i numeri della finanziaria e poi ne cominciamo a parlare. Piero Messina, prego. con 4 mesi di ritardo sulla tabella di marcia, la finanziaria 2022 della Regione Siciliana è finalmente legge. Il traguardo è stato tagliato con 14 giorni di ritardo sulla scadenza dell'esercizio provvisorio. Come sempre, a leggere le dichiarazioni ufficiali fioccano miliardi di miliardi, come fossero popcorn. È il miracolo siciliano, quasi un mistero della fede. Nonostante la montagna di piccioli sciorinata ogni anno, la Sicilia rimane sempre una delle più arretrate regioni d'Europa. Anche quello della finanziaria 2022 è stato un iter tempestoso, questa volta complicato, anche se nessuno lo sosterrà apertamente, dall'orizzonte elettorale che inizia a stagliarsi minaccioso per i parlamentari siciliani. Eh sì, la poltrona inizia a tremare. Entro pochi mesi si vota e la finanziaria era l'ultima occasione offerta ai deputati per spiccare alla massa e dare un colpetto di maquillage al proprio consenso sul territorio. Andiamo ai contenuti. La finanziaria nominalmente vale 20 miliardi nel 2022 e 57 miliardi nel triennio. In realtà, per quest'anno la manovra sposta 831 milioni di euro. Per Gaetano Armao, assessore all'economia, arrivato così alla sua settima finanziaria, 5 delle quali soltanto con il governo Musumeci, i provvedimenti più importanti sono quelli legati ai fondi destinati alla Super ZES, le zone economiche speciali. Sempre Armao sottolinea l'importanza delle risorse date ai comuni, circa 328 milioni di euro, e 177 milioni destinati alle disabilità. Poi ci sono 4 milioni e mezzo per compensare il caro carburante nel trasporto per le isole minori e, apriamo una parentesi un po' spinosa, i 30 milioni destinati ai lavoratori ex Fiat Blutex. Insomma, un maxi scivolo per mandare in pensione quelle tute blu prese in giro per decenni sul tentativo di rilanciare l'indotto industriale. Qualche spicciolo va destinato poi alle riserve naturali e a altri interventi a macchia di leopardo, come i fondi destinati all'appena nato comune di Misili Scemi. A proposito, a chi è venuto in mente di chiamare così quel comune? Come sempre la politica si divide. La maggioranza parla di manovra per il futuro della Sicilia, dalla posizione invece si parla di fritto misto, ma è il gioco delle parti. Ecco, grazie Piero, sempre abbastanza semplice nel racconto e lo dico ai miei ospiti di oggi, parliamo in maniera semplice perché non diamo mai per scontato che ci segua da casa e debba sapere di finanziaria e di Certamente. cose che sto sempre. Allora io direi, se siete tutti d'accordo, di partire da Sua Maestà Savona, che a quante finanziarie Ho partecipato a 22 finanziarie. 22 finanziarie, ragazzi, cintura nera, cintura nera di finanziaria. Messina l'ha scritta bene questa cosa o ci siamo... Piero Messina conosco, mi conosce già Piero all'inizio. Messina, beh, insomma, giornalisti ormai abbastanza accreditati, volevo chiederti se quello che hai sentito era corretto, se c'è da aggiungere, da Sì, togliere. diciamo, era fondamentalmente il ragionamento è questo. Però la base del ragionamento, secondo me, posso in maniera più chiara. Questa è una finanziaria che ha visto la luce dopo una serie di peripezie, di sacrifici, ma anomala. Anomala. Non è stata vagliata dalle commissioni di merito, né la commissione di bilancio, né i suoi contenuti. Tant'è che dobbiamo distinguere due corpi. Uno che è il testo base guidato e approvato dal governo, dove saranno, se non sbaglio, 23-24 articoli, non più di tanto. Tutto il resto viene montato su tre maxi emendamenti, che uno rappresenta il governo, uno rappresenta la maggioranza d'Aula, e uno che rappresenta, diciamo, l'opposizione. Sono tre logiche totalmente diverse. Non guardate, non viste, non esaminate come si rimette, ci saranno certamente una serie di problemi che usciranno fuori, perché ancora di fatto non abbiamo manco il testo, perché gli errori ritrovati, gli aggiustamenti da fare sono tali e tanti che ci sarà ancora bisogno di qualche giorno per capire se è stata varata una finanziaria che può camminare con le sue gambe, oppure ci sarà il freno del Consiglio dei Ministri. Beh, detto da te, preoccupante. Bisogna dire per come sono andate le cose, per No, quello che stiamo viva l'onestà affrontando. intellettuale nel raccontare come se è giusto fare le cose. Allora, io direi, partiamo da Mario Barresi, una domanda ai nostri quattro ospiti di oggi, a te il compito di dire con chi vuoi iniziare, poi andiamo da Viola e cominciamo ad argomentare. Ciao Mario, prego. Allora, quindi facciamo il giro di tutti e quattro gli ospiti. Parti tu, vai. Vabbè, al Presidente Savona volevo chiedere di approfondire
il discorso che aveva iniziato, cioè effettivamente non si ricorda una finanziaria che non sia passata dalla commissione, probabilmente questo è un vulnus abbastanza pesante. Cioè, quanto c'è di inalienabile e quanto invece di voluto? Alla fine probabilmente anche a Miccichè stava bene che ci fosse questo bere o affogare e questa responsabilità che anziché dalla commissione passava direttamente dall'aula. E visto che siamo in argomento, volevo capire se... aspetta che è andata via la voce. Aspetta Mario, fermati un attimo che aspettiamo che ritorni la tua voce, perché avrà forse ricevuto... No, non c'è più la voce di Mario. Vai, riparla per favore, proviamo, vediamo se arriva. Niente, però la prima parte della domanda puoi rispondere. Sì, il problema è, mi riallaccio a quello che ho detto prima, non avendo le commissioni, ha avuto fatto un'istruttoria sulle carte pervenute e dal governo e dalle richieste per analogia inserirle nel testo, non abbiamo potuto andare avanti perché ci ritroviamo di aver varato in aula, al buio, una serie di emendamenti che è solo frutto di un ragionamento che si è fatto sulle masse e non sui contenuti. I contenuti non li conosce nessuno. Se voi chiedete anche con gli altri colleghi, loro conoscono i contenuti che loro stessi hanno presentato, ma non quello che contiene la manovra. La manovra è composta di tanti commi e dove ci sarà obiettivamente giorni e giorni di studio per capire qual è il senso, qual è che ha portato all'interno della manovra. Quali sono state, per l'effetto trascinamento della normativa, quali sono i costi, se ci sono problemi a coprire. Cioè, normalmente noi veniamo impugnati prevalentemente per due motivi particolari. Uno per l'articolo 81, cioè mancanza di copertura finanziaria. E io ho riscontrato, nella mia posizione, sono tante cose dove ancora non hanno copertura finanziaria. Troveranno copertura, ci sarà lo Stato che taglierà gli articoli, può essere. Questo lo vedremo via via che andiamo avanti. Ma le coperture in questo momento non ci sono. Poi c'è il 117, uno o l'altro, le motivi in cui sono sulla illegittimità degli atti dal punto di vista costituzionale. Quindi, tutto questo, che sono normalmente quello che va a verificare gli uffici prima che accompagnano le commissioni, tutto questo non è stato fatto. Quindi noi abbiamo sì varato per pagare gli stipendi alla gente, questo siamo grati alla sua responsabilità dei parlamentari che hanno partecipato alla stesura e alla chiusura. Ma anche questo, siccome sono persi 14 giorni in più, secondo me bastavano 4-5 giorni, abbiamo dato spazio alle commissioni e abbiamo certamente trovato un testo più pulito, più razionale e che sia consono ai bisogni della gente. Maglio, Viola, prego, a te, tocca a te Maglio. Beh, sì, io a questo punto ho cominciato. E oggi abbiamo qualche difficoltà. Lei anche ecco, vai. Non mi sentite? Mi sentite? Adesso sì, riprendi Maglio per favore. Dicevo, comincerei a sentire anche quello che è l'impostazione delle opposizioni. Prego. Perché uno dei grandi temi di questa finanziaria al momento dell'approvazione è stato anche il fatto che in aula c'erano davvero pochi deputati. Di fatto il restare in aula da parte delle opposizioni ha consentito alla finanziaria di essere approvata con numeri abbastanza risicati, poi c'era qualcuno in più invece quando si è votato il bilancio. A questo punto chiedo a Giuseppe Lupo e a Nuccio Di Paola, che rappresentano in questo momento le opposizioni, le scelte che sono state operate sono scelte di responsabilità, ma avete criticato profondamente quelle che sono le scelte di questa finanziaria? Come si mettono insieme queste due cose, la critica e l'essere rimasti in aula? Lupo e Di Paola. Vai Giuseppe, prego. È chiaro che il governo avrebbe dovuto presentare il disegno di legge di bilancio e di finanziaria a settembre-ottobre del 2021. Lo ha fatto sei mesi dopo. Questo è stato un atto grave e irresponsabile che purtroppo ha creato quel pasticcio di cui parlava il presidente Savona, cioè l'impossibilità di esaminare con attenzione, come si è sempre fatto, il disegno di legge di bilancio e di stabilità prima nelle commissioni di merito e soprattutto in commissione bilancio. Sei mesi persi, sei mesi trascorsi inutilmente. Quello che il governo ha presentato a fine aprile avrebbe potuto esattamente presentarlo
a settembre-ottobre non sarebbe cambiato nulla, però ci avrebbe consentito di esaminare nel merito e con attenzione le norme, di fare un lavoro sicuramente da un punto di vista qualitativamente migliore. Noi non possiamo fare opposizione contro la Sicilia, contro i siciliani, contro gli interessi generali e diffusi, contro il mondo del lavoro, e ovviamente abbiamo dovuto garantire che il bilancio e la finanziaria fossero approvati anche a tempo scaduto, perché comunque siamo andati oltre il termine costituzionale del 30 di aprile, ma è chiaro che abbiamo fatto anche un'opposizione di merito, abbiamo impedito che alcune norme fossero approvate, ovviamente per i numeri di cui disponiamo, abbiamo fatto delle proposte per migliorare altre previsioni normative. Faccio un esempio, si diceva che ai comuni andranno 328 milioni, è vero, anche grazie all'impegno delle opposizioni abbiamo lavorato per incrementare quel capitolo facendo emendamenti che toglievano risorse ad altri capitoli di spesa meno importanti, abbiamo incrementato quel capitolo di circa 2 milioni di euro, ritenendo che in questo momento sia fondamentale dare aiuto ai comuni che offrono servizi ai cittadini. Quindi no, però scusate, perché scusa Giuseppe, una domanda che giro a voi e chiedo una mano d'aiuto a Mario Barresi, a Mario Viola. Come io non ci capisco molto di numeri, ogni volta che arriva la finanziaria e devo fare a casa mia Nutella mi metto le mani in testa, proprio perché non sono uno molto bravo con i numeri, Riccardo, Alessandro e tutti gli altri ospiti. Però una cosa forse l'ho capito. No, è a parte, perché mi sono caduti a forza di mettermi le mani in testa, visto che conduco questa trasmissione da 20 anni, quindi ne ho argomentati. No, la curiosità è questa, perché da quello che ho capito, quello che ha detto l'onorevole Savona è questa, cioè è come se. A me mi si dà un bancomat, io sono sicuro che ci sono i soldi, vado a fare la spesa, accatto un sacco di cose, riempo i carrelli, arrivo lì, passo la carta e poi dice no, guarda, è scoperto, non ce ne sono soldi sul bancomat. Allora uno va da chi gli ha dato il banco e dice ma scusami, ma perché non mi ricevi prima? O no? Cioè, ho capito bene? Doveva essere fatto questo quando c'è stato. No, perché a questo punto vi chiedo, avete fatto una finanziaria, ma non sappiamo se ci sono i soldi, non sappiamo se ci sono le coperture. Allora la domanda è, ma che abbiamo fatto allora? No, cioè, chiedo bene. La parte delle coperture, che quando il testo del governo, certamente copertura, tutto viene con le dovute coperture. Cioè, non si può manco presentare. Però questa, tu prima hai detto che non sappiamo se... Sì, dei tre grandi. Ah, dei tre grandi. Lì c'è una copertura certa, perché non li presentavano le note. Anche se ci possono essere dei saldi negativi, perché aspettavamo noi i 670 milioni che sono arrivati. E aspettiamo ancora i 211 che sono certi, ma non esigibili al momento. Quindi, se io devo passare al Consiglio dei Ministri, quindi aspetteremo un mese, due mesi per concludere finalmente tutte quelle poste che sono negative, che aspettiamo i soldi a livello Stato. Ho capito. Barresi, una domanda per Nuccio, l'aveva girata Maglio, integriamo con una tua parte e poi andiamo da Di Paola. No, dai parlamentari dell'opposizione volevo capire... alla fine anche loro hanno partecipato con il maxi emendamento alla fiera, alla sagra delle piccole tabelle H, perché anche parlamentari di PD e 5 Stelle subito dopo l'approvazione della legge vantavano questo o quel risultato sul territorio. Quindi alla fine pure loro hanno partecipato a... comunque alla spartizione di fondi sui territori per singole iniziative, per singole associazioni, per singoli comuni. Quindi cioè, lo schema è lo stesso, anche se lo guardi dall'altra parte, non dalla maggioranza ma dall'opposizione. Nuccio Di Paola, prego. Intanto io voglio dire una cosa. Poco fa nel servizio che avete fatto vedere c'era il presidente Musumeci presente. E io vi voglio dire che durante questa finanziaria è mancato il timoniere dell'ultima finanziaria, è mancato il presidente Musumeci. Cioè qui in aula il presidente Musumeci non si è visto, e non si è visto principalmente poi nel momento del voto. Dico, io non ho mai visto finora una finanziaria, anche diciamo di questo governo, che non è stata votata finanziaria e bilancio dal Presidente della Regione. Questo è il dato di fatto principale, cioè c'è stata una finanziaria e un bilancio che hanno fatto un percorso senza il suo attore principale,
senza il presidente Musumeci. Quindi dico, è normale che poi le commissioni sono state esautorate dai loro compiti, perché la finanziaria e il bilancio sono arrivati gli ultimi giorni di aprile, quando poi a un certo punto si rischiava di non pagare nemmeno gli stipendi. A questo siamo arrivati. E questa finanziaria, dico, vedevo il presidente Savona che parlava, diciamo, di rischio di coperture. Ma perché le passate finanziarie hanno avuto certezza nelle coperture? Io ricordo di norme che non sono state nemmeno attuate nel corso di questi anni. Quindi non è che le passate finanziarie siano andate tanto meglio. In questi anni ne abbiamo visto di tutti i colori. Io ricordo il percorso dei collegati, quando ci furono i collegati che bloccarono... Scusa se ti interrompo. Perdona, sai che non lo faccio mai, se segui casualmente, sai che non è che ti volevo chiedere se rispondevi a Barresi, perché non hai risposto alla domanda di Barresi, a mio avviso. Stavo per rispondere anche a Barresi. Allora rispondiamo a Barresi, rispondi a Barresi così velocizziamo, perché c'è che ancora non ha parlato, vai. Noi stavo per rispondere anche a Barresi. Noi come opposizioni abbiamo inciso fortemente su questa finanziaria, abbiamo inciso, io ho fatto i calcoli, per circa 11 milioni di euro in questa finanziaria, che attenzione, sono piccole somme, ma nel passato le opposizioni non avevano mai inciso così tanto. Noi lo abbiamo voluto fare proprio perché se questa finanziaria alla fine ha avuto luce, se questa finanziaria poi ha permesso i pagamenti degli stipendi, ha permesso a tutte le categorie collegate alla regione siciliana di avere, come dire, i soldi per andare avanti, lo si deve alle opposizioni che hanno fatto il loro lavoro all'interno dell'aula. Dopodiché sugli articoli e sugli emendamenti che sono stati inseriti, sono emendamenti e articoli che riguardano comunque tutto il territorio regionale, e lo si può benissimo vedere all'interno del maxi emendamento 2, perché noi abbiamo inciso sul maxi emendamento 2 e la maggior parte degli articoli, la maggior parte degli emendamenti sono di respiro regionale. Va bene, quindi dico, sotto questo punto di vista le opposizioni questa volta ci sono e state, soprattutto in questa fase, come dire, hanno fatto valere i propri numeri, e vi posso dire che in questo momento, con una maggioranza che non esiste più all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, se non ci fosse stato il PD e se non ci fossero state tutte le opposizioni, oggi la finanziaria non avrebbe sicuramente visto luce. Andiamo ad una domanda per Aricò e la Fabiola, prego. Sì, assolutamente sì. Alessandro Aricò, evidentemente Nuccio Di Paola ci ha dato anche un po' l'assist per una domanda. Sicuramente questa è stata l'ultima finanziaria di questa legislatura, una legislatura che è stata segnata un po' da rapporti difficili, complessi fra il Presidente della Regione e il Parlamento, e anche all'interno della maggioranza, fra maggioranza e opposizioni, in qualità di capogruppo che diventerà Bellissimo, può dirci qualcosa da questo punto di vista? Come si esce da un impasse del genere, non soltanto per questa legislatura che ormai volge a termine, ma anche in vista della prossima? Innanzitutto buonasera, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo detto bene, ma io vorrei capire una cosa anche da chi ci ascolta, ma di quale maggioranza si parla? Noi fin dall'inizio della legislatura abbiamo visto che il premio di maggioranza non supportava il Presidente della Regione ad avere grandi numeri per il governare l'Aula, abbiamo detto che all'interno dell'Aula non c'era una maggioranza a supporto del governo regionale. E oggi, ha detto bene il Presidente Savona, si è venuto a creare una maggioranza alternativa d'Aula in cui alcuni gruppi parlamentari, quelli che sono di opposizione al governo, che probabilmente in questo scorcio di fine legislatura sono diventati anche maggioranza d'Aula, che hanno deciso ad esempio di non inviare i documenti alle commissioni di competenza. E allora, io nell'ultima conferenza capigruppo, quando il Presidente dell'Assemblea ha deciso di non inviare il documento e la finanziaria alla Commissione Bilancio, io sono stato uno di quelli che, per il gruppo che rappresento, insieme anche ai colleghi di Attiva Sicilia, del gruppo parlamentare di Attiva Sicilia e del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, noi eravamo per l'invio nelle commissioni di competenza, proprio per cercare di armonizzare la finanziaria. Perché purtroppo, per quello che è successo in aula e le opposizioni al governo, oggi maggioranza d'aula, si sono, diciamo, conformati alla richiesta del Presidente dell'Assemblea di fare questo salto.
E probabilmente rispetto a questi maxi emendamenti che ci sono stati, ho incominciato in questi giorni a dare una lettura, ci sono degli stessi argomenti che si sovrappongono. E allora, perché si è deciso di non fare passare il testo in commissione? Perché si è deciso di velocizzare e di trattare una finanziaria parallela che conta 200 articoli e forse di più, o chiamiamoli 200 commi, quando la finanziaria presentata dal governo regionale contava di appena 22 commi che sarebbero serviti per sbloccare subito la spesa, per innescare il meccanismo dei fondi extra regionali per 57 miliardi di euro, di cui 20 soltanto nel 2022. Si è deciso di rallentare per poi velocizzare l'ultimo giorno con tre maxi emendamenti. Allora la domanda che ci dobbiamo porre: perché negli ultimi mesi della legislatura si è venuta a creare un'intesa in assemblea che è assolutamente tra parte di gruppi parlamentari che sostengono il governo regionale, quantomeno sulla carta, e le opposizioni che sono l'opposizione di questo governo dall'inizio della legislatura? Allora, facciamo rispondere Savona a questa tua domanda, Riccardo. Secondo te perché è successo questo? È successo perché ci sono dei malumori interni, si ha sulla vecchia maggioranza, e l'opposizione attuale ne hanno approfittato per fare un nuovo cartello. Il nuovo cartello è stato fatto, la chiamiamo noi normalmente, questa nuova maggioranza d'aula che si è creata, che è quella fatta dai partiti residuali che erano a favore del Presidente della Regione e dell'opposizione che in questo momento è rappresentata da 5 Stelle e dal PD. Senti, ma in 22, hai detto ne fatte 22, giusto? Sì. Qual è stata la peggiore che tu hai visto? Questa resterà nella storia. Questa? Della come la peggiore? Sì. Perché questo fa parte. Io ti ringrazio perché sei sincero. Bisogna essere chiaro: questo è la storia. Come è mai successo che una finanziaria non passa per la commissione di merito, anche con procedura d'urgenza? Quando è passato, in niente. È una pallottoliere al buio, che uno infilava una pallina e alla fine si è trovata una serie di palline che fanno parte di una prima maggioranza, che fanno parte della seconda maggioranza, che fanno parte della seconda, poco importa. Il miscuglio di queste carte hanno prodotto 200 articoli. Cioè, in 200 articoli vedrete appena arriverà la parte consigliere. Una parola soltanto per l'assenza negli ultimi giorni del Presidente della Regione, che era al lavoro per la Sicilia, era come sappiamo a Sorrento, in un meeting nazionale in presenza di parte del governo. Del governo nazionale, la presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro Gelmini ed altri. Sappiamo la dedizione che in queste giornate ha avuto il Presidente della Regione per creare sviluppo per la Sicilia. Quindi l'assenza era più che giustificata, perché preferiva lavorare per la Sicilia. No. Dopodiché non poteva essere lui il timoniere dell'ultima maggioranza che si è venuta a creare in aula. Barè, si tocca a te. Io confermo la ricostruzione che ha fatto Alessandro Aricò. Io ho scritto di un retroscena di questa operazione in codice, nessuno l'ha smentita. L'operazione si chiamava Colonne d'Ercole, che metteva assieme per far capire anche agli telespettatori, a chi ci guarda che non mastica politica, una parte dei gruppi che appoggiano formalmente il governo Musumeci, ovvero Mezza Forza Italia, la Lega, gli autonomisti e qualcun altro a livello di centristi, e poi dall'altra parte c'è Fratelli d'Italia, Attiva Sicilia, la Mezza Forza Italia che non si riconosce in Micciche e diventerà bellissima. La scena madre di questa situazione è quando a un certo momento in assemblea ci sono due riunioni parallele in due stanze diverse, dove i primi sono chiusi in una stanza con alcuni esponenti del centrosinistra delle opposizioni, gli altri sono nell'altra stanza praticamente a fare due finanziarie parallele. Ora io vorrei andare oltre il discorso della finanziaria e chiedere soprattutto ad Aricò e a Savona, ma
questa situazione è davvero così irreversibile? Adesso ci sarà una sorta di tregua armata, perché ci sono le elezioni amministrative, si vota a Palermo, è un voto importantissimo, ma questa fotografia che abbiamo visto all'Ars rischia di diventare lo scenario che dal 13 giugno in poi ci sarà per le scelte decisive sulle regionali, a partire dal candidato governatore del centrodestra. È irreversibile o ancora ci sono... Allora, risponde Enrico e poi Savona velocemente. È irreversibile, Alessandro? No, non la ritengo irreversibile la situazione che si è venuta a creare. Ci vuole del buonsenso, e il buonsenso anche negli atti politici e amministrativi. Un solo esempio per tutti: si può, dopo 4 anni e mezzo di legislatura, dopo che ad esempio il gruppo parlamentare Diventerà Bellissima dopo 2 anni aveva chiesto l'azzeramento delle commissioni, non farle dopo 2 anni e farle e avviare una procedura per l'azzeramento dopo 4 anni e mezzo, dietro questa decisione c'è un ragionamento politico, c'è la voglia di rompere un sistema che era quella della coalizione di governo? Se sì, perché? Anche se sappiamo che poi siamo tornati indietro. Sì, però, quindi riteniamo che sulle amministrative... Sulle amministrative abbiamo trovato una quadra. Per esempio sulle amministrative delle comunali di Palermo, sì. Sapevamo che noi, per esempio, abbiamo proposto la candidatura di Carolina Parchi e poi siamo andati al sostegno di Roberto Lagalla. E anche l'altra coalizione, o parte della coalizione, è andato su Roberto Lagalla. Riteniamo che si troverà una sintesi su Nello Musumeci da qui a breve. Vabbè, per la riconferma al Presidente della Repubblica. Siamo irreversibile questa situazione, poi Maglio si prepara per i nostri oppositori, se così si possono chiamare. Irreversibile non credo, ci sono le condizioni tutte per trovare un centrodestra coeso che si segue intorno a un tavolo e decida seriamente, senza fughe davanti, quello che è possibile fare per una terra che ha bisogno non di guerre, non di liti, ha bisogno di essere ragionamento, di portare avanti iniziative che possono portare ricchezza in una regione che ha tanta necessità. Ok, Maglio, tocca a te. Beh sì, io mi rivolgo chiaramente per equilibrio di questo dibattito ai responsabili delle opposizioni che abbiamo in studio. Torno quindi indietro un attimo sulla finanziaria, perché non possiamo parlare di politica e di candidatura di Musumeci certamente con i rappresentanti delle opposizioni. E sulla finanziaria c'è un grande tema. Il grande tema è quello che ci sono degli accantonamenti che sono stati fatti, bisogna aspettare soldi che devono arrivare da una trattativa in corso con Roma, con lo Stato centrale, anche sulle minori entrate dovute alla pandemia e così via dicendo. Ora PD e 5 Stelle sono al governo a Roma con Draghi, quindi io mi rivolgo agli esponenti locali di PD e 5 Stelle per chiedere, insomma, questi soldi secondo voi arriveranno velocemente o ci saranno altri intoppi lungo questo percorso? Lupo. Vado io? Sì, vai Lupo. Questo bisognerebbe chiederlo al vicepresidente della regione, che è l'assessore all'economia, perché i ministeri che sono chiamati in causa sono tutti in mano a Forza Italia. La ministra Gelmini per gli affari regionali, il ministro per il sud della Carfagna e buona parte ha responsabilità anche il ministro Brunetta, anche lui ovviamente di Forza Italia. Quindi noi per la nostra parte ovviamente siamo impegnati a sostenere il governo Draghi e faremo tutto quello che c'è possibile per andare incontro ai bisogni veri della Sicilia, perché l'ho detto poco fa e lo ripeto, facciamo opposizione alle scelte scellerate di Musumeci, non facciamo opposizione ovviamente ai siciliani né alla nostra regione. Ma vedo che Maglio è molto ottimista. Maglio Viola, non mi risulta neppure che ci sia un vero e proprio confronto con il governo nazionale, cioè io vorrei chiedere al governo Musumeci, al presidente Musumeci ad esempio, quante volte ha incontrato il presidente Draghi per discutere della drammaticità dei problemi della nostra regione. Forse una, forse mai, non mi risulta che ci sia aperto alcun confronto. Non a caso è davvero la peggiore finanziaria che anch'io abbia mai visto. È l'epilogo di un governo Musumeci che dopo 5 anni, per la quinta volta a tempo scaduto, approva un bilancio che non risponde minimamente ai bisogni della nostra regione. Una battuta rispetto a quello che ha detto Massimo Minutella, è vero, non è che il governo ha fatto bancomat e non ci sono i soldi, probabilmente ha firmato assegni a vuoto, perché 500 e passa milioni ancora non ci sono e non sappiamo se arriveranno. Sì. E la situazione è drammatica, anche perché andando a votare
fra ottobre e novembre non ci sarà tempo per fare una manovra in autunno così come si è fatta gli altri anni. Sentiamo Di Paola e poi ci avviamo a chiudere. Prego Nuccio. Ma dico, l'unico modo a questo punto per far arrivare, come dire, i soldi a Roma è che questi assessori e questo presidente non ci siano più fra qualche mese e si dia spazio a un altro governo regionale. È una minaccia, dico io, è una minaccia. Ma no, è una minaccia. Dico io, faccio solo un esempio. La problematica, se ci siamo noi non arrivano i soldi. Se ci dovesse essere, dico, quindi potrete aspettare forse un attimo, 20 anni. Alessandro, fammi intervenire, dico. No, ma fallo finire, per favore. Vai, la problematica degli ASU, io ricordo l'anno scorso che il presidente Musumeci ha fatto pure un post su Facebook lanciando, come dire, la stabilizzazione degli ASU, che oramai era una cosa fatta. Ebbene, è passato un anno e siamo punti a capo, ma questo perché? Dico chiaro, e lo sanno pure i lavoratori ASU, perché poi a Roma non c'è stato un presidente della regione, non c'è stato un assessore che ha seguito passo dopo passo la norma che l'Assemblea regionale siciliana aveva fatto insieme a tutti i gruppi, opposizione e maggioranza, perché quando si parla, come ha detto il collega Lupo, quando si parla di Sicilia e di siciliani, nessuno fa opposizione alla Sicilia e ai siciliani, però se poi approviamo una norma qui in Assemblea regione siciliana e non c'è un assessore e non c'è un presidente della regione che segue quella norma passo dopo passo a Roma, di fatto passa il tempo, è passato un anno e siamo nuovamente al punto di partenza. Ma io ho fatto l'esempio per quanto riguarda la categoria degli ASU, ma posso fare tantissimi esempi per quanto riguardano molte norme a partire anche dai fondi che il vicepresidente Armao aveva promesso a dicembre, perché poi noi siamo andati in esercizio provvisorio per 4 mesi, perché l'assessore Armao assieme al governo regionale doveva ricontrattare il debito che la regione siciliana deve pagare allo Stato. Sono passati 4 mesi e di fatto non è stato fatto, non è stato realizzato nulla che potesse dare, come dire, una spinta maggiore ai conti della regione siciliana. Presidente Savona, che ricaduta avrà sulla gente questa finanziaria? La gente per la prima parte non si accorgerà di niente, perché gli stipendi, gli stipendi vengono pagati regolarmente, ma, lo erano comunque. Io parlo per la gente in generale. Sì, immagino, abbiamo dato tanti provvedimenti attraverso l'IFES, abbiamo dato denari per tutta la serie di categorie, sono tutti messi in elenco, sono alla luce del sole, tutti possono andare a vedere, per chi aveva diritto autofinanziato, abbiamo preso una società che era quasi vuota e hanno portato avanti 10.000 pratiche, quindi non è da poco. Le attività che sono state aiutate sono tante e continueremo a farlo con i soldi che noi abbiamo. Addirittura mi è dispiaciuto che su tanti pezzi di carta che c'erano è stata bocciata quella che dava un aiuto e portava 260 milioni in più all'IFES per cercare di aiutare il settore. Con la bocca si aiutano tutti, ma nei fatti bisogna vedere chi si è messo di traverso a non far aiutare tanta gente che ne aveva titolo e bisogno. Beh, insomma, però io non me ne vogliono gli altri parlamentari che ho invitato, ma a me Savona oggi mi sta piacendo un bordello perché sta dicendo tutto pane, pane, vino, vino, bello, viene il cuore, parlassero tutti così, io ma la sto scialando, grazie, Savona, perché sta rispondendo sinteticamente, sta dicendo le cose come stanno. Barresi, tocca a te, ultima domanda per chi vuoi e poi... E Viola e poi Visoli. Allora gioco il jolly, vai Barresi. E poi andiamo da Paolo Belli. Con PD e 5 Stelle, domande rapide, spero risposte sincere. Sabato a Catania, per Nuccio Di Paola, sabato a Catania ci sarà il tavolo famoso del centrosinistra per le primarie, per il percorso di scelta del candidato governatore del centrosinistra. Dopo i mal di pancia che sono emersi dai 5 Stelle in queste settimane, c'è da aspettarsi delle flatulenze simili a eruzione dell'Etna, visto che la riunione si svolge a Catania, oppure si va verso una pacificazione e quindi inghiottite le primarie che il PD vuole fare? Delle sorprese. Sì. Ci saranno, dico, sicuramente delle sorprese. Il Movimento 5 Stelle arriverà al tavolo con una proposta. Dico, noi non inghiottiamo niente, o comunque, perché abbiamo sempre scelto in maniera democratica e innovativa i nostri candidati. Vedremo, dal momento in cui, come dire, noi faremo la nostra proposta dirompente e innovativa, dall'altra parte, come dire, se
il PD, piuttosto che tutti gli altri partiti che in questo momento stiamo aggregando in coalizione, quale sarà la loro risposta. Però io sono molto ottimista su un percorso completamente diverso che riusciremo a fare da qui ai prossimi mesi per dare alla regione siciliana un presidente del fronte progressista ed una squadra che governerà al meglio i prossimi 5 anni. Bello, bello. Viola, tocca a te, per dai. Peppino. A Mario, vai, una vai. Cosa a Peppino, una cosa a Peppino Lupo. Tocca a te, vai Mario. Molti del PD considerano il candidato, anzi la candidata migliore per le prossime regionali sia Caterina Chinnici. Però si diceva che l'europarlamentare non volesse sottoporsi alle primarie. È cambiato qualcosa? E subdomanda, sarebbe un peccato perdere una candidata così importante, così competitiva, perché si vogliono fare per forza le primarie? Oppure ci sono ancora i margini che magari Letta convinca Conte a candidare direttamente la Chinnici? Ma io penso che la scelta democratica della candidata o del candidato alla presidenza della regione aiuta tutta la coalizione e aiuta innanzitutto il candidato presidente a vincere le elezioni. E quindi io mi auguro che nell'ipotesi che io auspico anche Caterina Chinnici possa decidere di partecipare alle primarie o alla scelta democratica della candidata e del candidato. Ovviamente una scelta aperta anche ad altri, quindi che vinca il migliore. Se mi consentite una battuta, se la condizione della maggioranza è quella che dicevano Arrigo e Savona, farebbe bene Musumeci a dimettersi subito, anticipiamo le elezioni regionali, inutile aspettare 6 mesi perché la Sicilia non può più aspettare. Allora, e mentre parli Giuseppe, io sorrido perché immagino te che, cioè, questa cosa della cuffia mi fa sorridere, è molto carina. Romidona, vero? No, perché immaginavo, no, a te che dici buonasera, sono Peppino Lupo del Partito Democratico, come posso essere utile, tipo i call center, quelli che, guarda, che telefonano. Ma ti esatto. Devo dire, lo faccio tutti i giorni. Perché... spero per te. Viola, domanda per Savona e Arrigo, visto che l'opposizione l'abbiamo fatta, vi saluto, dai, velocissimo. Sì, velocissimamente, visto che stiamo parlando di politica e di candidature, pongo una domanda, anche sia Arrigo, evidentemente diventerà bellissima, ma anche Savona, sono della parte della coalizione più vicina a Musumeci, passatemi questo termine, visto che la coalizione del centro-destra si è oggettivamente spaccata in due, credo che questo ormai lo possiamo dire senza timore di essere minimamente smentiti. C'è il rischio, perché adesso l'assemblea si riunirà il 24 di maggio, poi si riunirà dopo le elezioni amministrative, c'è il rischio che questo scorcio di legislatura, invece di lavorare l'assemblea per quel che c'è da fare, perché ci saranno da fare anche degli assestamenti, si vada a infrangere su questo scontro politico in corso e non si riesca più a lavorare? Savona. Ma ci vuole il buon senso sulle cose da fare. Le cose da fare sono tante ancora, ma quelle che sono pendenti sono quelle che diceva anche Lupo. I soldi che noi aspettiamo dallo Stato, c'è una parte di 211 milioni che arriverà, secondo i calcoli nostri, tra 40 giorni, 50 giorni al massimo. Questo porterebbe a restringere quel dato che serve ad azzerare quest'anno, che siamo partiti con 1 miliardo di ammanco. Da un manco che non è un manco contabile, ma è dal punto di vista solo da riavere da parte dello Stato. Su questo una parte l'abbiamo ricevuto, riceveremo un'altra parte. E secondo me, prima della fine della legislatura, abbiamo azzerato e abbiamo portato i conti a zero per cercare di dire che questa legislatura è stata portata a pareggio. Ma ti ricandiderai? Certo, perché no? Tutto buono e bene. Per me è un gioco, è un divertimento, è un aiuto verso la collettività, cosa che altri non fanno. Arrigo, tocca a te e salutiamo. Sì, il Parlamento naturalmente continuerà a lavorare. Voglio dire, sarà, come diceva prima Riccardo Savona, il buon senso di ognuno di noi di portare avanti i provvedimenti legislativi in cui sarà, diciamo, sarà attenzionata l'assemblea regionale. Per quanto riguarda la provocazione che diceva Peppino Lupo, il presidente Musumeci farebbe bene a dimettersi, assolutamente no, il presidente della regione sta continuando a governare, ha un mandato popolare e rispetto ai giochetti di palazzo lui è totalmente indifferente, è il popolo di centrodestra che l'ha voluto, presidente della regione, e fino all'ultimo giorno lui si spenderà al massimo per il bene della Sicilia. Allora Mario, tocca a te, ti chiedo velocissimamente un voto da 1 a 10 a questa legge finanziaria. 5.
5, mediocre. Presidente Savona, giusto, anzitò 5? Siamo liberi. Sul 5. Appena sufficiente. Il ragazzo è intelligente ma non si applica. Vabbè. Viola, un voto da 1 a 10 a questa finanziaria? Oddio, 3. 3. Ah, e non esageriamo. No, non esageriamo. E allora che facciamo? Ti va a dare 3? Dai, sto scherzando. Grazie a Mario Barresi per tutti i nostri saluti alla Sicilia e a tutti i tuoi colleghi. Grazie Mario per la tua disponibilità. Grazie anche a Peppino Lupo del Partito Democratico. Buon pomeriggio Giuseppe, grazie per essere stato con noi. Grazie anche a Nuccio Di Pala, grande lettore alla scorsa elezione del Presidente. Grazie anche a Maglio Viola, nostro direttore di blog. Grazie Maglio, che ha dato un bel 3. Bravo Maglio. Grazie ad Alessandra Ricò, che viene ammonito perché è arrivato in ritardo. Ce lo scriviamo. A voi. Grazie invece a Riccardo Savona e ti ringrazio, Presidente, grazie per la tua schiettezza e la tua onestà intellettuale.